Ecco, siamo dinanzi alla tomba del servo di Dio, meglio il venerabile servo di Dio, Don Felice Canelli. Una tomba, come vedete, semplice. Una tomba dove la gente viene ancora a pregare, viene a riflettere su questa figura di prete che molti dicono di altri tempi, ma questo non vuol dire non adatto ad oggi, anzi attualissimo. Ed è bella questa frase che in un certo senso riassume tutta la sua vita, una frase che, come vedete, è stata proprio scritta, impressa sopra la sua tomba e che è stata tratta dal suo testamento. Continuate in umiltà e carità a servire Dio nei fratelli. Se ricordate, nella puntata di ieri abbiamo riflettuto su di un altro scritto di Don Felice, quando dice che prima della morte, che alla morte, prima della morte, dobbiamo essere solo consapevoli di essere servi inutili. Quella inutilità che noi potremmo tradurre anche in umiltà, così come lui scrive nel suo testamento. L'umiltà, vedete, una tomba che cosa ci richiama se non la nostra origine, il nostro essere tratti dall'humus, il nostro tornare da dove siamo venuti, cioè dalla terra. Ma è proprio questa umiltà, questo nostro riconoscerci umili, tratti dalla terra, tratti da Dio dalla terra e fatte sue creature che ci rende appunto uomini e donne grandi dinanzi agli occhi di Dio e anche dinanzi agli uomini. Fare tutto in umiltà. L'umiltà è la porta, ma anche il nutrimento quotidiano della santità. È carità. Umiltà e carità nel servire Dio nei fratelli. Non c'è santità se ci rinchiudiamo nella nostra casa, nel nostro cuore e diciamo tutte le preghiere più belle di questo mondo. Stiamo dalla mattina alla sera a pregare e poi dimentichiamo quello che avviene attorno a noi e fuori di noi. La carità e l'umiltà, appunto, ti fa prendere la storia, ti fa assumere dentro di te l'altro. Ciò che ci rende santi, questo è il messaggio che ci può venire anche oggi, qui da questo luogo sacro della tomba del venerabile servo di Dio, Don Felice Canelli, ciò che ci rende santi è l'umiltà ed è la carità. Quella umiltà e quella carità che ci rende, come lui stesso, Don Canelli, Don Felice, scrive nel testamento, fiamme vive. Una fiamma è viva quando? Quando è bruciata. Una fiamma ha bisogno del fuoco, viene dal fuoco e questo è il fuoco dell'amore. Ed è viva quando quella fiamma arde perché si nutre di Cristo e diventa calore, ma anche luce per chi vive nel freddo dell'egoismo, della miseria, della sofferenza e perché vive nella disperazione. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.